Ecco Vincenzo Vita, Giovanni ci ha detto che il nostro chiedergli anche come andare avanti, Giovanni ci ha già risposto che lui domani farà un articolo su questa possibilità, cioè che i cittadini propongono una legge e il Parlamento, i giornalisti la fanno propria, cioè come non diventasse più, diceva prima anche Peppe, cioè in Italia il problema è anche tra i movimenti e i partiti, ognuno deve essere, è come se fosse ogni cosa sua, ogni partito sia proprio di qualcosa e anche se ha il 5% o 2% un'associazione di 20 persone pensa di fare da solo, quindi questa cosa che noi abbiamo, stiamo cercando di far entrare dentro le viscere di tutti noi, anche dei parlamentari, addirittura come a un certo punto ha detto De Magistris, anche Berlusconi convinceremo che è importante fare una politica fatta bene, e noi abbiamo questa follia insieme a tutti voi, quindi Giovanni ci insomma insieme a noi, adesso mi ha scritto per Vendola che farà questa dichiarazione, vediamo qui Falomi che si è impegnato, e citiamo l'ultima frase di Di Pietro: sono sicuro che la battaglia che Move On sta conducendo sarà un prezioso contributo a quanti in Parlamento e nel Paese si stanno battendo per restituire il servizio pubblico ai cittadini. Noi diciamo non per restituire, per dare, perché l'Italia è un po' particolare, non c'è mai stato un servizio veramente pubblico, e per questo che vogliamo, cioè è stato, era molto meglio prima, ma questo non vuol dire che non si può cambiare e capire che si è degenerato anche perché non funzionava com'era. Giovanni, grazie mille, appunto dicevo che lui insieme a noi come potrà cercare di diffondere questo tentativo. Loris Mazzetti. Buongiorno, grazie per l'invito. Io ovviamente mi associo a quello che ha detto Giovanni e trovo molto interessante la proposta sul canone diversificato. Però io aggiungerei che noi, la nostra azienda è un'azienda che fa anche impresa. E quindi, visto che potremmo essere anche alla vigilia delle nuove nomine del Consiglio di Amministrazione, oltre ad auspicare persone per bene, dobbiamo auspicare persone capaci, professionalmente capaci, perché questo è stato il grandissimo limite dell'azienda in tutti questi anni. Cioè un'azienda che si è asservita alla concorrenza a Mediaset, ma anche perché ha avuto nelle varie direzioni, e non sto parlando soltanto a livello di direzioni generali, persone completamente incapaci, e sottolineo, incapaci. Ecco, quindi oggi mettere una persona che ha capacità dentro la nostra azienda diventa un fatto rivoluzionario, e mi pare un grosso paradosso, no? Ecco. Guardate, io non voglio stare qui a parlare dell'informazione che negli anni è diventata propaganda a favore di qualcuno, di qualche partito, eccetera. Conosciamo benissimo, è una realtà che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, trasmissioni che sono state spente, altre che sono state dilatate all'infinito, eccetera. Però in questi giorni sono accaduti fatti che sono stati un po' la cartina tornasole della capacità aziendale, cioè cito il terremoto, io sono di Bologna, ero il giorno del terremoto alla sede RAI di Bologna e pur non c'entrando nulla, occupandomi io di RAI 3, tutti quanti ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo dati da fare. Credo che i tecnici, tutti i lavoratori abbiano fatto un lavoro straordinario. Ma nel 2012 ancora troupe, squadre che escono, che lavorano per il TG1, TG2, TG3, TGR, Rai News, eccetera, è una follia, è una cosa allucinante. Inviati che litigano per poter avere spazio per andare in onda, avere ognuno la propria diretta, è una cosa allucinante ed è uno spreco non solo di risorse, è uno spreco economico. Cioè nella nostra azienda manca un coordinamento vero. Ma non c'è bisogno di inventarsi la luna, basta guardare quello che fanno le altre televisioni europee. Cito la Norvegia, di fronte alla tragedia, a tutti gli omicidi eccetera, un canale viene dedicato all'informazione 24 ore su 24,
un secondo canale viene dedicato a un intrattenimento leggero, eccetera, un terzo canale si mette a servizio della comunità, addirittura costruiscono ore di programmazione con psicologi per poter insegnare alle famiglie come raccontare il fatto ai bambini. Cioè, quindi non ci dobbiamo inventare niente, basta che andiamo a guardare quello che hanno fatto gli altri. Allora io penso che una delle piccole rivoluzioni che dovremmo auspicare, uso queste parole perché tutto quello che è cambiamento dentro l'azienda sembra una roba pazzesca, è che credo che dentro l'azienda e dentro il prossimo consiglio di amministrazione ci deve essere una rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori, assolutamente. Ovviamente per evitare, io non mi candido assolutamente a nulla e io chiedo soltanto la possibilità di fare con serenità il mio lavoro e che non debbano più accadere situazioni come vieni via con me che viene regalato alla concorrenza. L'altra cosa che bisogna cominciare a, come dire, mettere nero su bianco, signori, anche in Rai chi sbaglia deve pagare. Io su tutte le mie vicende ho trovato una mediazione, un accomodamento, diciamo così, rinunciando a fare il capo struttura, eccetera, eccetera, quindi permettendo alla signora lei un'altra piccola medaglia di uno fatto fuori, diciamo così, ma pur continuando a fare un certo tipo di lavoro. Io penso che quando noi dobbiamo affrontare determinate problematiche da un punto di vista proprio di budget, di palinsesto, cioè noi ci troviamo di fronte a una, come dire, a un'incapacità totale di chi deve controllare, fra virgolette, il nostro lavoro. Cioè noi ci troviamo di fronte a avvocati che fino al giorno prima si occupavano di fatti legali e che oggi in riunione ti dicono: ma c'è bisogno di una costumista? Ma uno come Saviano, beh, una maglietta e un paio di jeans e può andare tranquillamente in onda. Cioè è questa, è un'esasperazione che non deve continuare, è un modello professionale, lavorativo, che deve assolutamente cambiare. Cioè qualcuno deve pagare per le responsabilità. Io non ho fatto, dicevo prima, non ho volutamente fatto causa alle aziende per un semplice motivo, che se io avessi la possibilità di far causa ai danni che Mauro Masi ha procurato alla televisione italiana, al servizio pubblico, la farei immediatamente. Ma tu fai causa all'azienda e nel momento in cui vai di fronte a un giudice c'è già un altro direttore generale, c'è già un altro vertice, c'è già un altro direttore del personale. Scorsa fece questo tentativo, ovviamente, però poi il canone è legato al televisore, quindi non la classe action non si può fare. Esattamente come si dice. Ma quello che, questo per fare un piccolo esempio, ma quello che secondo me è importante, torno al discorso iniziale, è che la nostra azienda, cioè mentre tecnologicamente tutto sta cambiando, mentre i grandi gruppi, i grandi e piccoli gruppi stanno facendo movimento sul mercato, eccetera, eccetera, facendo assolutamente nulla. Da una parte abbiamo Sky che ha fatto l'accordo con Fastweb, dall'altra parte abbiamo Mediaset che sta chiudendo l'accordo per la banda larga con Telecom. Allora io dico, e noi che cosa facciamo? E noi che cosa facciamo? Cioè, il perché abbiamo lasciato da un punto di vista del mercato, cioè la pay TV totalmente in mano a Berlusconi, quando la RAI poteva tranquillamente entrare nella pay TV, lo prevedeva la stessa legge Gasparri. Perché noi abbiamo aumentato 13 canali e 13 canali sul digitale terrestre non sono altro che una riproposizione di programmi che sono andati in onda già 2500 volte? Perché noi costruiamo un all news come Rai News che fa un lavoro straordinario e perché c'è un direttore che non è amato
dai vertici dell'azienda non danno mezzi, non fanno investimenti, eccetera. Mentre la concorrenza realizza il TGCOM 24 e ha completamente a disposizione. Ma andate sui luoghi dove accadono gli eventi, guardate, come dire, l'elasticità, la praticità dei mezzi di Sky, di Mediaset e l'elefante quando arriva la Rai. Allora c'è qualche cosa che va cambiato non soltanto sulla libertà, ma chi è che mette in discussione la libertà, il diritto di informare, eccetera? Questo assolutamente, questa è la prima cosa. Ma c'è tutto un retropensiero, un non fare più impresa, non investire, non esiste un piano industriale, non esiste un piano editoriale. Cioè, guardate che cosa è successo il giorno del terremoto, era in onda Ballarò, benissimo, Ballarò è il suo spazio, il martedì, Ballarò affronta la problematica del giorno. No, bisogna andare in onda con Bruno Vespa su Rai 1. A Ballarò viene vietato di parlare del terremoto perché c'è Vespa su Rai 1. Ma è possibile questo? Ma anche su un fatto, scusami, ma anche su un fatto grave come il terremoto ci deve essere la doppia bandiera, il doppio risvolto politico. Ma è ora di piantarla, di smetterla, di fare tutte queste cose. La cosa importante è che credo, e per questo io mi trovo qui, perché finalmente qualcosa si è svegliato tra i lavoratori della RAI e le persone che stanno dall'altra parte dell'elettrodomestico. Mi pare che questo sia la cosa fondamentale. Cioè, io credo che eliminare dalla politica dalla RAI, eccetera, ci vorranno anni, ci vuole un'educazione, prima dobbiamo educare il paese, poi forse riusciamo ad avere quell'obiettivo. Però se i lavoratori e i telespettatori si mettono insieme, probabilmente non accadranno più quei fatti che sono stati anche raccontati dai giornali in questi giorni, vedi la vicenda Metalli, che a un certo punto si inventa di aver fondato il Movimento 5 Stelle in RAI, quando non è assolutamente vero, infatti è stato regolarmente smentito. Ma Metalli, che cosa fa Metalli? Fa un'operazione molto semplice. Scusa Loris, c'è Barbara Spinelli, dice queste conferma questa cosa che ci ha detto, che abbiamo detto quello che è successo. Certo. Io su questo ci ho fatto un pezzo che verrà pubblicato domani e mi sembra anche giusto. Ma quello che voglio dire, e concludo, è che Metalli fa un'operazione semplicissima, cari amici. Fa il volta gabbana, che è un mestiere che nella nostra azienda, anzi ci sono più volta gabbana in RAI che in Parlamento. È un mestiere, da noi abbiamo il record dei volte gabbana, nel momento in cui cambia un pochino l'aria, c'è subito quello che cavalca il vincitore, eccetera. Basta. Cioè, noi all'interno dell'azienda dobbiamo cominciare a denunciare queste cose, e non sono immuni nessuno dei partiti a questo. Bravo Loris. Noi come Move On abbiamo iniziato a dire dei candidati per la RAI anche a CECOM, spingendo Move On, deve spingere chiaramente, noi siamo un po' di parte con te, perché ti metteremo subito a capo della RAI oggi. Io voglio fare i programmi, voglio che la RAI ritorni a fare inchieste vere, che ci siano meno torture, meno possibilità ai politici di dire sono stato frainteso, andiamo a portare le telecamere. E chiudo, ma pensate, sui luoghi dei terremoti avevamo 5 collegamenti nei paesi più colpiti. Ma che cos'era il collegamento? Era una telecamera, un mezzo busto e dietro un palazzo, una fabbrica crollata, un'immagine uguale, identica, moltiplicata per 5. E mancavano i servizi, mancava un montaggio, dovevano montare, prendere sulla macchina e andare alla sede RAI di Bologna,
C'è un racconto straordinario di questo sindaco che dice: no, scusate, non rilascio l'intervista perché ci sono dei miei concittadini che sono seppelliti sotto la fabbrica. E lui a scavare insieme agli altri, eccetera. Ma se lì c'era una telecamera che raccontava questa cosa, ma non era meglio rispetto a quei 5 collegamenti, che ne bastavano 2 invece di 5? Allora, il problema qual è? Ripeto, professionalità, a prescindere dalla politica. Grazie.